Vediamo se riesce a evitare il corner. E grazie alla tripletta di Cristian Brega che l'Aianese torna al successo. 3-2 al Bellucci contro il Carpi nella gara di recupero della 24esima giornata del campionato di Serie D. Una vittoria arrivata in extremis nei minuti di recupero regala 3 punti importanti ai neroverdi non solo per la classifica ma anche per il morale. Una partenza sprint per la squadra di Simone Venturi, 2 reti in appena 6 minuti. Al secondo a sbloccare la sfida Brega che raccoglie un tiro deviato e da posizione molto ravvicinata sigla il vantaggio 1-0. È sempre lui poi il numero 9 neroverde protagonista della seconda rete dell'Aianese. Al 6° minuto questa volta sul passaggio di Gemmi e insacca il 2-0. Piano piano viene fuori anche il Carpi, reagisce e al 12° accorcia le distanze con Raffini. Poche occasioni dall'una e dall'altra parte, sono gli ospiti però che continuano a gestire la partita, ma senza creare particolari pericoli ai padroni di casa. Anche nel secondo tempo è il Carpi a tenere in mano il gioco, qualche occasione importante da entrambe le parti. Brividi per l'Aianese, Sivilla colpisce di testa, ma l'estremo difensore neroverde Ricco riesce nel miracolo. Al 46° calcio di rigore per i biancorossi, prontamente trasformato dal dischetto da Villanova per il pareggio 2-2. I minuti di recupero sono decisivi, quando tutto sembrava andare per la divisione della posta in palio, ecco Di Blaso, crossa da sinistra e c'è ancora lui a mettere il sigillo definitivo, Brega di testa, spedisce in rete, 3-2, possono partire i titoli di coda. Ci ha messo in difficoltà, ma era normale che si potesse avere dei momenti difficili perché il Carpi ha una rosa importante, soprattutto nei giocatori offensivi ha anche cambi importanti, quindi era quasi naturale che qualche difficoltà ci fosse anche inaspettata, però nonostante le tante difficoltà che avevamo, le defezioni, siamo stati veramente bravi, perché soprattutto dopo un pareggio che poteva essere anche così, ci poteva anche un po' tagliare le gambe, invece abbiamo reagito subito e abbiamo anche creato occasioni, oltre il gol anche quella di Nieri e altre situazioni, quindi siamo stati veramente bravi. No, serviva secondo me più per dare un segnale a tutti, sia a noi stessi che dobbiamo avere più consapevolezza dei nostri mezzi, perché essendo una squadra giovane ogni tanto c'è un po' troppi alti e bassi, e poi secondo me è un segnale anche fuori perché vedo un po' troppa severità di giudizio su questa squadra, magari questa severità nasce da un background che va un po' dimenticato, non siamo quelli dell'anno scorso, siamo una squadra completamente nuova e molto molto più giovane, abbiamo solo 7 over e quindi è normale che ci possa essere qualche disattenzione.